Quanto è stato difficile concedere a Confindustria Nautica di venire a Roma a firmare un importante accordo legato al Salone Nautico? Secondo me Marco Bucci si è opposto fino alla fine, poi insomma, è emersa una certa condiscendenza, è andata così. E invece non è vero, anzi per me è stato un piacere, anche perché lavorare con Confindustria Nautica è una cosa che abbiamo iniziato 5 anni fa, abbiamo risolto tantissimi problemi, abbiamo fatto un'opera di sinergia tra le amministrazioni e Confindustria Nautica che non ha uguali, penso, in tutto il paese. E infatti abbiamo firmato un accordo che va sino al 2034, quindi siamo veramente in ottima posizione per avere il nostro salone a livello mondiale da qui sino al 2034. Quindi siamo molto contenti di questo. Genova sta veramente posizionandosi come grande città internazionale. Questo è il futuro della nostra città e il salone non può mancare. Il salone è una parte della città, fa parte del nostro DNA, quindi su questo non vogliamo assolutamente mollare la presa. Fino a pochi anni fa si parlava addirittura della possibilità di sospenderlo, di non farlo più. Quanto è contata, diciamo, la volontà dell'associazione e anche il buon momento della nautica italiana, e quanto invece è contata la vostra volontà di cambiare le carte in tavola e di credere nel nautico? Sono tutte e tre importanti queste cose. È importante ovviamente il momento buono della nautica, è importante il fatto che l'amministrazione ci crede e vuole andare avanti. Il periodo di crisi degli anni precedenti era dovuto non solo alla crisi economica, ma anche forse all'amministrazione che non voleva impegnarsi sul medio-lungo termine. Noi lo facciamo perché abbiamo fiducia nel futuro e soprattutto perché pensiamo che impegnarci sul medio-lungo termine con l'associazione di categoria sia il substrato, la piattaforma necessaria per poter dare ricaduta economica e occupazionale alla nostra città e a tutta l'Italia. Qual è l'industria che cresce del 30% all'anno? Ebbene, l'industria nautica ci è riuscita nel 2022.